Ferragosto di fuoco ieri in Abruzzo con incendi che hanno interessato tutta la regione. Grande lavoro per i vigili del fuoco. Qui siamo nella Pineta d'Annunziana di Pescara, dove i vigili stamani, assieme al sindaco e al comandante della polizia municipale, hanno verificato il funzionamento degli idranti. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pescara, Daniele Centi, fa un sunto della giornata di ieri. Beh, ieri è stata una giornata importante da questo punto di vista, perché diciamo, in tutto il territorio abruzzese ci sono stati circa una ventina di incendi boschivi e di interfaccia, soprattutto nell'Aquilano, nel Teramano e anche a Pescara c'è stato un importante incendio intorno a mezzogiorno nel triangolo via Tirino, via Vicenza e via Fontanelle. Siamo intervenuti con quattro squadre, volontari, con l'elicottero e quindi diciamo che alle 2:30 l'incendio era circoscritto. Certo è che in questi casi, soprattutto in realtà come quella pescarese, dove, e mi riferisco pure a quello che è successo il 30 e il 31 agosto dell'anno scorso a San Silvestro, risulta importantissimo, è fondamentale diciamo, avere il sottobosco pulito. Lì dove non il sottobosco è tenuto in ordine, sicuramente queste situazioni non si verificano. Comandante, però molto spesso c'è anche il dolo all'origine di questi incendi. Esistono delle statistiche, ci sono delle percentuali dolose, ci sono delle situazioni accidentali, il fulmine per carità, qualche volta c'è il contadino che abbrucia le stoppie e poi perde il controllo, quindi in una situazione con caldo intenso, ma soprattutto con elevata ventosità, chiaramente bisogna essere particolarmente attenti. Sul fronte degli incendi, l'Abruzzo in quest'estate come sta andando? Beh, c'è stato sicuramente un cospicuo numero di incendi e che diciamo, al momento non è paragonabile con il 2017 e con il 2007, che sono state due annualità veramente importanti e impegnative. Però se andiamo a vedere rispetto allo scorso anno, rispetto al 2019, rispetto al 2018, quest'anno è stata un'annualità particolarmente intensa. Intanto stamani è entrato in azione un Canadair per spegnere le fiamme che continuano a interessare nel Chietino Pizzo Ferrato.